Il carcinoma del colon retto è in assoluto il tumore a maggiore insorgenza nella popolazione italiana, con quasi 55.000 nuove diagnosi stimate per il 2015. L'ASL Salerno, che ha posto fra le massime priorità il programma di screening oncologici, attivando e potenziando gli screening del cancro del seno e del collo dell'utero per le donne residenti nell'intero territorio della provincia di Salerno, ha implementato a partire da lunedì 20 luglio lo screening del tumore del colon retto. La popolazione target, attesa a cadenza biennale dal programma di screening del tumore del colon retto, collocata nella fascia di età 50-74 anni, donne e uomini, risulta di 314.000 utenti da invitare con cadenza annuale. Nella lettera invito, che sarà recapitata a domicilio, gli utenti riceveranno le istruzioni per ritirare presso le farmacie convenzionate dei propri comuni il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci da utilizzare a domicilio e quindi riconsegnare ai laboratori analisi indicati nella stessa lettera. In caso di positività, gli operatori del Centro Unico Aziendale Screening Oncologici dell'ASL Salerno contatteranno l'utente per effettuare la colonoscopia nei centri ospedalieri dell'ASL Salerno. Si evidenzia che il test è totalmente gratuito e sarà ripetuto ogni 2 anni, sempre su invito dell'ASL Salerno. Grande soddisfazione esprime il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, che con la implementazione dello screening del tumore del colon retto, che si aggiunge ai 2 screening già in essere per la prevenzione del tumore del seno e del collo dell'utero, completa la piena attuazione del programma di prevenzione oncologica dell'ASL Salerno.